Gentile Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. In passato ho parlato dei cambiamenti che sta subendo il nostro mondo delle due ruote, dovuto alle diverse esigenze di mercato dettate dai tempi. Basti pensare ad esempio agli anni delle Scramber, che diedero un ulteriore spirito di libertà negli anni 70, ai grandi mono anni 80 da viaggio o avventura, o agli anni d'oro delle super sportive. Ma questi cambiamenti non sono dettati solo dal mercato, ma anche dalle normative anti-inquinamento, che si rivelano sempre più soffocanti, introducendo continui aggiornamenti su alcuni modelli con conseguenti costi che hanno addirittura portato a interrompere le vendite di moto appartenenti a segmenti che ancora oggi sono rimasti nei nostri cuori. Ma se in Italia certi modelli non sono più commercializzati, non vuol dire che all'estero non siano più venduti. Ed ecco quindi in arrivo una mini lista di 5 moto nuove non disponibili in Italia, ma che ancora sogniamo. Apro con una moto che ho addirittura chiesto come letterina di Babbo Natale lo scorso anno, ossia un bel motardino leggerissimo e con un motore 4 tempi affidabile, con una cavalleria buona per divertirsi, ma che allo stesso tempo non comporti intervalli di manutenzione frequenti e invasivi, come sui motard 450 con motore ad ore. Qui da noi su questo genere ebbe particolare successo il DRZ400 SM della Suzuki in passato. Se anche voi amate questo segmento, allora è il caso di prendere un bel aereo e volare negli USA, dove viene commercializzata la KLX 300 SM, derivata anche lei a livello motoristico dalla sorella da enduro, in grado di erogare 33 cavalli, quindi una potenza molto vicina al DRZ che aveva in dote una quarantina di cavalli, rispetto ai 23 mini pony che erano rimasti sulla CRF 250M. Se a questo motore brioso aggiungiamo un peso a secco di 137 kg, una forcella a sedi rovesciati da 43 mm e un bel disco singolo sull'avantreno da 300 mm, ecco servita a $6.299 una versatilissima e piccola arma da città, passo di montagna e perché no anche da cartodromo. Rimaniamo sulle piccole cilindrate e torniamo un po' più indietro nel tempo, più precisamente negli anni 90, dove da oltreoceano arrivavano delle piccole race replica super sportive con motori plurifrazionati 4 cilindri, che raggiungevano giri di rotazione estremamente elevati, rivivendo così le sensazioni che si vivevano in sella a moto molto più potenti e meno gestibili. Queste moto già all'epoca erano pensate per il mercato giapponese, ma qualche unità la importarono anche in Europa, rendendole più che moto dei veri oggetti di culto per collezionisti. Ma oggi è ancora possibile acquistarne di nuove? Ovviamente sì, tranne che in Europa. La risposta alla domanda, anche in questo caso, arriva da Kawasaki, con la Ninja ZX25R, che purtroppo difficilmente vedremo in concessionaria sulle nostre strade. Ma prima di parlarne, sentite un po' che sound. Da pelle d'oca, emozioni da 4 cilindri sportivo racchiuse in 50 cavalli con l'airbox in pressione su un motore di piccola cilindrata, tecnicamente non si bada a spese, non solo in campo motoristico, infatti la ninjetta ha anche controllo della trazione, frizione antisaltellamento e cambio quick shifter, che nella versione SE è attivo anche in scalata. Il peso dichiarato è bello abbondante in relazione alla cilindrata ed è pari a 182 kg in ordine di marcia, ma è lo scotto da pagare per avere un 4 cilindri in linea e probabilmente per contenere il prezzo, che convertito in euro dovrebbe aggirarsi sui 7.000 per la versione base e 1.000 euro in più per la SE. Non proprio regalata, ma se si considera che si parla di una nicchia, ci sta. Inoltre il successo ottenuto fuori dall'Europa e l'interesse manifestato da quest'ultima sta facendo pensare alla casa di Akashi di produrre la ZX4R, per un ritorno al passato che probabilmente arriverà anche in Occidente. Perciò, per i nostalgici di questa categoria, consiglio di iniziare a risparmiare. Rimaniamo sulle sportive e passiamo dagli anni 90 ai primi 2000. Anche in questo caso le sportive vedono una vera e propria era d'oro, con gli spalti del mondiale Superbike pieni di gente e i risultati in gara la domenica fanno vendere le concessionarie e le case il lunedì dopo. Oggi le super sportive in Europa resistono esclusivamente con i 1000 di cilindrata da più di 20.000 euro, ma una volta i 1000 costavano meno e ancora meno costavano le 600, anello di congiunzione per chi scendeva dalle 125 due tempi e voleva divertirsi con potenze più umane e dai costi inferiori. Qui da noi altre case
puntarono ad un ritorno di questa categoria. Mi viene in mente subito la Yamaha R6, oggi venduta nella sola configurazione pista, dato che non è stata aggiornata le normative antinquinamento per omologarla stradale. In seconda battuta penso alla Kawasaki Ninja 636, ricomparsa per un piccolissimo lasso temporale in configurazione Euro 4, per poi sparire nuovamente sempre a causa del passaggio da Euro 4 a Euro 5. E anche per numeri sempre più bassi nel nostro mercato delle super sportive, specialmente se 600 di cilindrata. Ma all'estero è presente un'altra 600 iconica dei bei tempi che furono, e sto parlando della Honda CBR 600 RR, ancora disponibile in Asia. Rimane l'iconico scarico sottocodone, tipico delle sportive Honda dei tempi d'oro, particolarmente amato dai pistaioli, dato che in caso di caduta rispetto ad uno scarico laterale era molto più protetto e di conseguenza difficile da danneggiare. Per non considerare poi il lato estetico, dal punto di vista mio personale lo ritengo semplicemente stupendo. Potenza sui 120 cavalli, divertenti su strada, anche se per scaricarli su asfalto queste 600 avevano bisogno di far girare alto il motore, ma è un aspetto che le rende un'ottima scuola per la guida in pista, imparando a sfruttare la percorrenza e l'inserimento in curva per trarre il massimo anche sul dritto, uscendo poi dalla curva stessa. E su strada sono comunque molto divertenti e meno esuberanti dei milloni da gestire. Ciclisticamente aggiornata, con forcella Showa BPF da 41 mm a steli rovesciati, regolabile nel precarico, ritorno e compressione. Al posteriore invece c'è una ProLink Unit HMAS, anch'essa regolabile. Controtendenza rispetto al mercato europeo, la voce dei controlli elettronici non è presente e addirittura viene venduta in due versioni, una con ABS e una senza. I prezzi partono da $11.999. E arriviamo alle ultime moto di questa piccola lista, le menziono insieme dato che appartengono alla stessa categoria e portano avanti con orgoglio l'eredità dei monocilindrici anni 80. Una è la Kawasaki KLR 650 e l'altra è la Honda XR 650. Ormai questa categoria è stata praticamente cancellata dai bicilindrici, più versatili, con meno vibrazioni e caratterizzati da un'erogazione pronta ma meno burbera. Ma il fascino di avere moto da viaggio inarrestabili, semplici e da lanciare anche in fuoristrada senza troppi pensieri continua ad affascinarmi. Entrambe le moto sono pensate per il mercato americano. La KLR 650 porta avanti il proprio nome rimanendo fedele al progetto iniziale, composto da un monocilindrico da 652 cm3 raffreddato a liquido. Quest'ultima versione non riporta la potenza come dato, ma la grande novità per questo modello è l'iniezione elettronica, oltre ad una serie di sovrastrutture appositamente modernizzate nell'estetica e nelle capacità, come il nuovo serbatoio ridisegnato da 23 litri e nelle funzioni come ad esempio il faro anteriore full LED e il contachilometri completamente digitale. Inoltre è offerta in tre versioni per soddisfare ogni genere di motoviaggiatore, con l'aggiunta alla versione standard dei pacchetti Traveler e Adventure. E veniamo ai prezzi, che sulla base si attestano a $6.699, che salgono per la versione Traveler dotata di bauletto posteriore, presa USB e ABS a $7.399, fino ad arrivare a $7.999 per la Adventure equipaggiata con valigie laterali, faretti aggiuntivi, barre paramotore, presa USB, ABS e l'esclusiva colorazione mimetica. La Honda XR 650L è una sigla che fa venire lacrime nostalgiche solamente a nominarla, e la cosa più bella è che questa moto rimane quanto di più essenziale ci possa essere, con un progetto rodatissimo composto da, come recita la scheda tecnica americana, motore monocilindrico monoalbero a prova di proiettile. Motore, ricordiamo, da 644 cm3 raffreddato ad aria ed è alimentato, sentite bene, udite, da un carburatore. Cioè una moto di sostanza e senza fronzoli, esattamente come nei bei anni che furono. La strumentazione è spartana e analogica. La forcella Showa da 43 mm con tanto di soffietti parapolvere e cartucce regolabili nello smorzamento in compressione in 16 posizioni. Insomma, per un viaggio avventura on-off, magari sperduto nel nulla, non avrei dubbi sulla scelta. Più semplice è la meccanica e più semplice è intervenire in autonomia. Il prezzo, visto l'allestimento, non è proprio economico e si attesta a $6.999. Ma se andiamo a vedere alcuni usati in buone condizioni qui da noi, non siamo troppo lontani da queste cifre, e aggiungo che se fosse disponibile in Italia sarebbe già nel mio garage. Quindi gente, queste sono le 5 moto nuove non disponibili in Italia ma che ancora fanno sognare che ho selezionato. Voi quale comprereste? Avete altre proposte provenienti sempre dall'estero? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina per stare aggiornati sui miei successivi caricamenti, e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse.